anche la vigilia di Fiorentina-Juventus, il ritorno della semifinale di Coppa Italia, una gara tanto attesa a Firenze quanto decisiva per il proseguimento del cammino della Fiorentina in Team Cup e dunque anche per il raggiungimento di uno di quegli obiettivi stagionali che Andrea Della Valle si era prefissato ad inizio campionato. E allora entriamo nel vivo di questa serata insieme con noi Massimiliano Mugnaini. Buonasera a tutti, ciao Erika. Gaia Simonetti. Buonasera Erika, auguri a tutti i telespettatori. Andrea Bruno Savelli. Buonasera. Per quanto riguarda il Viola Club, un Viola Club particolare perché sarà inaugurato questa settimana, se non sbaglio giovedì, giusto? Vado esatto, subito sì. Dal presidente Nicola Biagi, che avevamo già conosciuto qua nello studio di Viola Express come giornalista di Tutto Viola, perché esatto. È anche giornalista, e il Viola Club è Viola Club Tutto Viola. Tutto Viola, esatto. Buonasera a tutti. Sì, nasciamo adesso. Giovedì ci sarà la serata inaugurale al MoMA di Firenze. Siamo un po' in trepida attesa di questa serata. Inizierà alle 20, ci saranno tanti ospiti, tanti soci. Sarà veramente una bella serata. Ci stiamo dando da fare sia a livello di redazione, di consiglio direttivo, di presidenza, di tutto. Sto avendo dei grossi aiuti anche dai miei collaboratori e sono, guarda, veramente molto felice e li ringrazio. In via eccezionale, un'ora e mezzo di solo Fiorentina verso Fiorentina-Juventus. E allora che partita vi aspettate, Massimiliano? È una partita non semplice, è stato un po' il refrain di oggi, lo ha detto Montella e poi lo ha fatto capire di fatto anche Allegri, che comunque già ieri aveva neanche troppo festeggiato la Pasqua, era impegnato probabilmente a lanciare l'hashtag Io ci credo, perché, insomma, ha usato Twitter, lui che è molto social, a ribadire che la Juventus, nonostante il 2-1 della Fiorentina dell'andata, che tutti ricordano con Super Salah, non viene a Firenze così a recitare il ruolo dello sparring partner, giocheranno i migliori tranne Buffon, che e non sarà nemmeno convocato, e pericolo pubblico numero uno Tevez. Bisognerà capire che tipo di gara vorrà fare la Fiorentina, più che altro, che è abituata a imporre il proprio gioco. Stavolta potrebbe andare bene ai Viola il pareggio, addirittura anche la sconfitta per 1-0, però non credo sia molto nelle corde della squadra di Montella star lì a aspettare. La Fiorentina, a parte favorita soltanto a livello matematico, dopo la vittoria allo Juventus Stadium, ma Montella, Gaia ha detto quest'oggi, insomma, non dobbiamo fare i nostri calcoli, ma anzi dobbiamo giocare e cercare di dare il massimo, crederci fino al fondo. Lo ha ribadito proprio in conferenza stampa mister Montella, ha detto che do per scontato che il cuore sarà della partita, perché insomma la squadra ha dimostrato grossa personalità e grossa identità, quindi appunto la Fiorentina non fa calcoli, non sarà una partita d'attesa, come diceva giustamente Massimiliano, è una grossa occasione, la Fiorentina sa di doversi giocare questa occasione, quindi credo che veramente abbia tutte le carte per fare una grande partita, non ha un timore reverenziale nei confronti della Juventus, anche perché questa squadra ha fatto vedere di non aver timore nei confronti di nessuno, anzi forse sono gli altri a dover avere appunto timore della Fiorentina, quindi questa è una grossa chance per la Fiorentina. La finale passa dalla partita di domani, la finale passa anche dai piedi di Mario Gomez, che è sì fondamentale per quanto riguarda la parte appunto avanzata della squadra, ma abbiamo visto che ha fatto anche un lavoro sporco, un lavoro anche di sacrificio sabato scorso contro la Samp, e quindi io mi aspetto una grande gara da tutto il gruppo, insomma da tutta la formazione. Allegri ha lanciato l'hashtag ancora una volta Io ci credo. Andrea Bruno Savelli ci crede? No, io ho un problema intanto, con questo tavolo trasparente e tutte queste gufate, prima o poi farò brutta figura, che faccio, vedi? Questa inquadratura mi rovinerebbe assolutamente, però ecco, bene, così stretto in modo che con le mani posso fare tutto quello che mi viene spontaneo fare, e per il resto no, certo che più che crederci, non serve crederci, questa è la partita, bisogna andare lì, ma che giocare? Andare lì e urlare come dei pazzi, tutto il tempo, 95 minuti, a giocare ci pensano i giocatori e ci stanno pensando alla grande. La Fiorentina non può fare calcoli perché non li sa fare, perché quando li dovrebbe fare al 90esimo col Torino si fa pareggiare in contropiede, perché Montella gli ha dato la mentalità che tutti amiamo, perché ci si diverte a vedere questa squadra che domina e stradomina la Sampdoria, che era avanti a noi e aveva fatto quindi un campionato
quantomeno dal punto di vista del punteggio migliore, non gli abbiamo fatto fare un tiro in porta, l'abbiamo tenuti nella loro area di rigore 90 minuti. Il lato negativo, il lato B, però in questo caso brutto della Fiorentina, è che 1-0 fatta all'88esimo col Torino, non salgono tutte e due terzini, lo capisce anche un bambino, invece salgono tutte e due terzini, si prende un gol in contropiede, siamo ancora lì a mangiarci le mani perché saremmo molto più vicini alla Lazio se non avessimo buttato via tutte queste occasioni, però bisogna imporre il nostro gioco. Noi siamo sicuramente una città, loro sono un aggregato di gente che gli piace vincere facile. Quindi. Giusto per scaldare ulteriormente il clima, ti vedo abbastanza carico Andrea, insomma tu voce di Lady Radio, regista, attore, direttore artistico del Teatro Carlo Moni, insomma chi davvero tanto, ma soprattutto cuore viola. E allora cosa rappresenta per te la Juventus? Ma io intanto non la nomino neanche, perché la odio dal profondo del cuore. Un odio sportivo che non deve fomentare la violenza, però se la potete... Cioè, allora, ti dico una cosa. Io ho fatto l'abbonamento un anno a quella squadra lì, l'anno in cui sono andato in Serie B e ce l'ho appeso in camera. Perché ci hanno rubato... è bella avere abbonamento in Serie B per quella stagione lì. No. Mai? No. Ci hanno rubato di tutto e di più. Poi se si vuol fare giornalista, ce l'hanno rubato. Nell'81-82 ci hanno rubato uno scudetto. Basta andare, te non so se eri nata, probabilmente no, basta andare su YouTube, vedi che Ciccio Graziani fa un gol annullato come quello a Cannavaro, perché pericolo per loro peraltro, perché per noi non era pericolo. Si andava allo spareggio, c'era i mondiali, non lo voleva la federazione, non ci hanno fatto andare ai mondiali, ci hanno rubato nello scudetto. Nel 90 ci hanno rubato una Coppa di UEFA. Eri nata da poco, ma troppo piccola ancora per ricordartelo. Basta leggere il libro di Di Chiara, che non è nata a Firenze, non è nato con l'odio per la Juve, però ora la odia. Perché sa quello che vuol dire, basta parlare con Celeste Pin, che è un altro che non è nato a Firenze, dice che Casiraghi gli ha detto ma voi cosa volete? Loro non sono abituati allo sport, d'altronde si è visto anche con l'Empoli, ma vi pareva un retropassaggio quello? Croce, che è uno che ha giocato tutta la vita in Serie C e meritava di giocare in nazionale, ha detto contro queste squadre ci capita sempre questa cosa. Fai riferimento al retropassaggio di Rugani? No, a quel tocco di palla di Rugani che l'arbitro ha giudicato il retropassaggio. Sì. E se Empoli Chievo non lo giudica mai retropassaggio? Con le mani. Non lo giudica mai retropassaggio se è Empoli Chievo. Vabbè, però questo... è il brutto del calcio, poi dicono è bello perché almeno la gente ne discute. Questo è il libro di Di Chiara in cui racconta come ci hanno truffato. Ma come ci hanno truffato? Dove abbiamo giocato la finale di ritorno? A Avellino. Qual è l'unica città gemellata, non in Italia, in tutto il mondo? Avellino. Avellino? Ma strano. Vabbè. La regia prima ci proponeva la scheda della Fiorentina perché in redazione Fabio Ferri ha preparato questa grafica dando dei numeri. La Fiorentina in casa nel 2015 soprattutto ha fatto davvero molto bene, lo abbiamo visto sotto anche il nubifragio sabato scorso. Un applauso anche io vorrei fare ai tifosi che comunque davvero sotto quell'acqua erano presenti all'Artemio Franchi e vedo annuire il Viola Club. Grazie mille per l'applauso. E tanti tifosi egiziani anche. Cioè sì, veramente... è vero. Sì, c'è gli Ultra Mohamed Salah. Infatti adesso voglio andare a vedere se riesco a contattarne qualcuno nei prossimi giorni. Ma io mentre venivo via dopo le interviste eccetera ho incontrato proprio 4-5 egiziani che stavano comunque colloquiando tranquillamente con Salah che dall'inferriata verde si stava di fatto affacciando e pareva quasi uno di loro con grande semplicità, oggi l'ha detto anche Montella, che fa tutto con il sorriso sulle labbra, sì. Stava firmando autografo, facendo selfie, uno aveva addirittura infilato la mano dentro, nonostante lo spazio sia esiguo, eppure c'era riuscito e si faceva la foto con Salah. Per cui insomma, aveva dimenticato di essere un fuoriclasse, il Messi delle piramidi, era uno di loro. Salah mania che cresce davvero sempre di più a Firenze, sono 7 adesso i gol segnati dall'egiziano. La regia ci propone questa grafica che vede Salah come il giocatore che ha avuto il miglior rendimento dei subentrati a gennaio nell'era della Valle. Poi l'attenzione cade sul secondo che è l'Arrondo, però in realtà il primo Salah, insomma, dobbiamo dire, oddio, un grande rendimento. A far meglio di l'Arrondo, Matri... A far meglio di tutti. Brizza, se ci voleva poco, Vabbè, però... No.
non ce n'è uno lì in quella lista, è andato, però l'Arrondo c'ha una scusa, e che lavorava part time. Si prende in considerazione soltanto il campionato, però ricordiamo. No, c'è, magari c'è Pazzini, poi qualcosa ha fatto, però il primo, credo siano riferiti al primo anno, no? Da gennaio a giugno del primo anno. Sì, 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 sì. Andiamo ad ascoltare le parole di Vincenzo Montella, un primo estratto che riguarda la lettura della sua partita di Fiorentina-Juventus. Ma penso che sia una partita aperta, difficilissima, purtroppo c'è anche il ritorno, noi saremmo stati bene anche finendo potendo scegliere avremmo finito volentieri la qualificazione all'andata. Una squadra forte, di mentalità sicuramente fortissima, come giocano nello stesso modo sia in casa che fuori casa, quindi sono sicuro che saranno, perché lo sono, altamente competitivi nei suoi interpreti, e noi ce la vogliamo giocare e sappiamo che è tutto aperto. Sappiamo che è difficile, sono certo che il nostro pubblico domani ci starà particolarmente vicino, perché c'è rivalità, perché giochiamo con un accesso a una finale che è importantissima a questo punto della stagione, quindi sarà una partita da giocarci a viso aperto, senza fare tanti calcoli, perché non ne siamo capaci, e contro una squadra come del livello della Juve sarebbe controproducente, quindi sarà una bella partita da vivere sicuramente, sia per noi che per i nostri tifosi. Ma questa partita in particolare si vince col cuore o con la testa di più? Ma io do per scontato che il cuore domani ci sarà, la volontà ci sarà, e sicuramente sarà necessaria una partita intelligente come è stata fatta l'ultima, insomma, quindi senza tanti calcoli, però sapendo che tipo di partita è, una partita da 180 minuti almeno, dove la metà sono stati giocati, e quindi è fondamentale essere lucidi e ragionare durante la partita, ma senza fare tanti calcoli. È una squadra particolarmente forte, anche in Europa va fortissimo, è una squadra che segna tanto anche in trasferta, ma questo ci deve dare uno stimolo ulteriore per raggiungere l'obiettivo. Le squadre forti in generale rispetto al proprio livello, ma sappiano fare tutto e sappiano interpretare i momenti della partita, perché dentro la partita non c'è un filone unico, ci sono tanti momenti, quindi mi aspetto un po' tutto. Mi aspetto sia che siano aggressivi, sia che possano, proprio in virtù della loro anche esperienza di questo tipo di partite, che sappiano anche aspettare e abbiano la pazienza anche di saper aspettare. Che partita ti aspetti, Massimiliano? Calcoli, Allegri, siamo capaci, dopo ascolteremo che anche lui dice che comunque sarà una partita in cui la Juventus dovrà avere pazienza, lo conferma anche Montella, sarà una partita in cui probabilmente la Juventus non cercherà subito di ribaltare il risultato. Tu che partita ti aspetti? Ma io credo che qualcosa la Juventus dovrà tentare di fare più o meno subito. Mi viene in mente la partita dell'andata in campionato, che fu molto bloccata, molto tattica, 0-0, che non poteva essere altrimenti, visto che non ci furono di fatto nemmeno occasioni da gol. Quindi in quella maniera la Fiorentina andrebbe benissimo, però siccome la Juve invece deve fare qualcosa per vincere, penso che ci proverà, non dico ovviamente un arrembaggio da subito, ma insomma, quantomeno a fare la partita i bianconeri devono provarci, e questo potrebbe essere una difficoltà per la squadra di Montella, che come dicevo prima non ci è abituata, però insomma io a ora 60-40 di chance, di probabilità le do alla Fiorentina. Sto vedendo Andrea, sì, infatti sì. Ma sono stato più veloce del regista. Alcuni gesti scaramantici di Andrea. Però, Andrea, sì. Che partita ti aspetti? Come deve giocare la Fiorentina? Abbiamo visto all'andata la Fiorentina è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, soprattutto abbiamo visto un quasi costo-costo di Salah. Salah insieme poi a tutto il resto della squadra ha messo in grande difficoltà la Juventus, e domani? All'andata la Fiorentina ha fatto una partita molto intelligente durante tutto il primo tempo, perché ha aspettato e ha giocato sulle ripartenze, e ne ha avuta una delle più belle viste negli ultimi anni, quella di Salah, che ha fatto una roba straordinaria. Intanto la regia ci propone la storia dei Fiorentina Juventus, dunque degli scontri però all'Artemio Franchi. E nel secondo tempo è stata eccezionale, perché ha messo
alle corde nella propria area di rigore per 10 minuti, un quarto d'ora loro, cioè non li ha fatti uscire, non li ha fatti respirare. Io credo che si debba ripetere una partita del genere, ma che non si debba andare in campo con l'idea li aspettiamo. La Fiorentina deve andare e giocare a far la Fiorentina senza scoprirsi e lasciare spazio ai loro contropiedi. Questo sarebbe assolutamente controproducente, però la Fiorentina non è una squadra che può fare dei calcoli o che gioca sull'avversario. La Fiorentina entra in campo e fa il suo gioco, dopodiché si adatta anche alla foga e al momento degli avversari. Cioè, ha imparato negli ultimi tempi, in dei momenti, a ritirarsi con un pochino più d'attenzione per poi far male quando è il momento in cui deve far male. Credo che sia l'unica strada possibile. Lo sa anche Montella, lo sa che non ha una squadra, non ha plasmato una squadra per adattarsi al gioco degli avversari, ringraziando il cielo, aggiungerei io. Quindi un ulteriore passo in avanti nella crescita della squadra, dalla prima volta che la Fiorentina ha incontrato la Juventus in campionato in questa stagione, fino a poi appunto l'andata in Coppa Italia, e poi vedremo la partita di domani. No, di sicuro, insomma, nella seconda parte della stagione la Fiorentina non ha più sbagliato praticamente niente, a parte... Non sei d'accordo, Andrea? La gara di Roma con la Lazio. Non ti vedo d'accordo. Non ha sbagliato un paio di partite. L'ha sbagliato come? Vabbè, dicevamo col Torino. Quelle più gravi sono quelle col Torino e quello con l'Udinese. La Lazio la perdi comunque, arrivi sfatto e quindi... No, vabbè, ci stava quello, insomma. Sì, la Lazio è fortissima, forse è anche più forte della Fiorentina. Ha fatto 7 vittorie consecutive e l'abbiamo incontrata in un momento per noi tremendo in cui ci mancava tutta la mezza squadra e l'altra mezza squadra era stanchissima. Però i punti che pesano sì, sono quelli col Torino. Quelli col Torino non mi vanno giù nemmeno... Ma anche quelli a Parma all'andata. Quelli a ti Parma, vanno giù, sì, quelli a Parma. Le digerisi, io no. Vabbè, ma guardiamo in avanti. Domani la Juventus. Massimiliano. Sì, volevo solo dire che quella con l'Udinese, insomma, proprio sbagliata. Anche loro hanno fatto una bella partita. No, sono d'accordo, sì, che loro abbiamo stava fatto proprio una bella partita. Quella stava proprio... Però per come capito, sei in vantaggio, devi riuscire a mantenerlo o a chiuderla. Comunque, vedo, cioè, sono in campo anche gli avversari. No, giusto per così. Poi col Torino hai ragione, non è che fosse... Cioè, con la Lazio ti confronti No, perché vedo la regia che mi inquadra che sto ridendo. Mi fate sorridere, perché pur di non... Andrea, pur di non parlare della Juventus, ma parlare del girone di andata, delle prime partite di quello di ritorno, dobbiamo parlare di Juventus stasera, Andrea. No, ma ho cambiato tattica, perché l'anno scorso in Europa League se ne non ho parlato a un modo di sfogatoio e non è andata successo. Sono arrivato scarico, sì, però Pirlo arrivata la partita c'è. Scarico Pirlo non sono riuscito a urlare. Pirlo non invece c'è. Io ora non parlo in modo che tutto quello che ho da dire lo dico domani allo stadio. Pirlo non c'è, però Pirlo ecco non c'è. Ecco, andiamo a parlare. Marchisio non sta bene, Marchisio, però ecco, cosa ne pensate di quelli di questo teatrino, comunque di questa querel che si è creata intorno a Marchisio. Un'idea abbastanza precisa. E comunque Marchisio è rientrato in gruppo e ne ha parlato anche poi Montella, è tra i convocati potrebbe anche partire dal primo minuto, magari non partire dal primo minuto, ma è disponibile. Se si deve attenerci alla cronaca, io credo giochi dall'inizio, addirittura perché lo danno titolare proprio come regista, perché appunto, come dicevamo, Pirlo è rimasto a Torino invece. E poi magari non sarà al meglio, però questo lo vedremo. Riguardo a quella vicenda della nazionale che tutti conoscono, io credo semplicemente che lui non abbia il ginocchio esattamente appostissimo, che quella mattina a Coverciano non si sia fatto praticamente nulla rispetto a quello che aveva prima, ha sentito così un rumore strano, ha interrotto l'allenamento, l'hanno portato a fare questa risonanza a un istituto in centro a Firenze e hanno visto che il ginocchio non era al top. Però parlavamo di mesi, è un referto. No, l'errore di comunicazione è stato quando hanno detto... Ho letto lesione subtotale del crociato. Quello era un referto sbagliato. Però, cioè, e poi è tornato a Torino, hanno visto che Torino era esattamente uguale a prima. Io non credo... per me gioca con un ginocchio non a posto, non appostissimo, però certo, da stagione finita a essere a disposizione due settimane dopo. Andiamo ad ascoltare Vincenzo Montella, ha parlato anche della situazione, della condizione di Marchisio, la vediamo, ascoltiamo l'allenatore. Ti aspetti un Marchisio in campo dopo anche tutte le polemiche che ci sono state alla nazionale? Ho letto che si è allenato in gruppo, quindi probabilmente gioca, oppure sia dall'inizio che probabilmente la partita è in corso. Un calciatore caratteristiche importanti, a valore importantissimo, grandi inserimenti, sicuramente
è un giocatore importante per loro, che soprattutto nel complesso del loro centrocampo, quindi ci sta che possa giocare. Ci sta che possa giocare, insomma, probabilmente giocherà, gioca dall'inizio Massimiliano. Ma farà il centrale, come Aquilani da noi farà, sì, il centrale, sì, quindi inserimenti molto limitati se fa il centrale, e anche le sue caratteristiche cambiano completamente. È un buon centrale, è molto meglio da interno, da intermedio, da come lo vuoi chiamare. E, insomma, non è lui il problema numero uno, poi con Giuli permettendo anche su questo, però fanno più paura altri giocatori se sono in campo, chiaramente. Out Pirlo, abbiamo detto prima, non ci sarà nemmeno Pogba, non è tra i convocati. Pirlo che condannò la Fiorentina nello scontro di Europa League, insomma, per i Viola senz'altro è una buona notizia il fatto che non sia in campo. Sì, sia Pirlo che Pogba, gli manca mezzo centrocampo, un altro ha fatto due allenamenti in gruppo, quindi non può star bene. Dall'altra parte c'è il problema che la Fiorentina ha più o meno lo stesso problema, perché non c'è Pizzarri, non c'è Badelli, quindi chi gioca centrale nel centrocampo? Parliamo prima dei bianconeri, così che evito di dire Juventus, ti faccio stare più tranquillo, sì. O di lei, come diceva Mario Ciuffi. Noi Marchisio lo abbiamo schierato, perché insomma è disponibile e chissà che non faccia gran parte della partita. Credo la formazione sia quella, se non che a meno non abbia bleffato, giocheranno a 4, perché Allegri oggi l'ha proprio detto, ha scherzato, ha detto do un vantaggio a Montella, tanto lo saprebbe comunque, la difesa sarà a 4. Sì, perché ricordiamoci che era l'andata, no? Era riuscito a scoprire poi che la difesa sarebbe stata a 3, se non erro, all'andata, e questa volta a 4. Chissà che non sia pretattica o meno, noi abbiamo schierato questa formazione. Nel caso in cui fosse la difesa a 4, come la vedi? Più o meno gli uomini sono quelli, insomma, adesso ha tolto la grafica, però è probabilmente può giocare della Juve. Può essere Pereira dietro le punte, ma insomma non è che cambia molto. Insomma, ecco. dovrebbe essere senza Bonucci. Se non togli Bonucci, cioè giocano Barzagli e Chiellini centrali, Evra, Lichtsteiner. Davano questa, però insomma, sì, vediamo. Anche che Bonucci è di una lentezza a 4, non è quasi adatto, però Barzagli e Chiellini non hanno guida. Insomma, vedendoli così, non è che dice che fanno una paura. C'è Tevez, ovviamente è un spauracchio, anche Morata. Vidal non è al massimo. Prima la regia ci aveva proposto un articolo con il titolo, insomma, consiglierei riposo perché in conferenza stampa Vincenzo Montella ha detto io consiglio a Tevez di riposarsi, perché giocarle tutte poi non fa nemmeno bene ad un attaccante. Da ex attaccante ha parlato, sì. Insomma, dunque, chi vi spaventa di più, Tevez, di questa formazione? Credo, insomma, su questo ci siamo plebiscito. Sì. Ma la forza della Juventus, secondo voi, qual è? Perché Juventus, vediamo, Juventus capolista, Juventus che sta andando avanti su tutti e tre i fronti, quindi qual è la forza di questa squadra? Io direi anche il lavoro di Allegri. Perché Allegri, se voi vi ricordate, iniziò sulla graticola, perché insomma l'eredità di Conte era pesante, soprattutto Conte venne via durante il ritiro, quindi trovare l'allenatore giusto per il gruppo che aveva vinto tutto era difficilissimo. E il punto debole della squadra bianconera, non voglio chiamarla Juventus in onore di Andrea. Per me, minuti di silenzio, è trasmissione dove ci sono io, se si dice sta parola poi c'è un'ammonizione. Qui sono già in diffida, non ero in diffida, quindi dovrei uscire dallo studio. Non ero in diffida, posso ancora insomma stare in campo. E quindi, ecco, come dicevo, il punto debole era in Europa, sembra che almeno questo punto debole ce l'abbia. Insomma, è questa squadra che non molla mai, ma di fronte avrà la Fiorentina. Tu dicevi che partita ci aspettiamo, io mi aspetto una partita da Fiorentina, perché insomma, se la Fiorentina dimostra di essere quella che abbiamo visto fino adesso, facciamo i debiti scongiuri, però insomma non credo ce ne sia molte per nessuno. Andiamo ad ascoltare le parole di Vincenzo Montella per quanto riguarda le indicazioni di formazione della Fiorentina. Ha parlato di Pizarro, ma non solo, ha parlato anche della condizione attuale dei centrali di difesa, ma anche di Savic e Gomez. Ascoltiamolo.
Pizarro vediamo oggi, ma fino ad ora non si è allenato col gruppo, quindi è improbabile un suo impiego. E che ti preoccupa di più, che lo vedi più stanco di questo gruppo? Ma diciamo che in grandi linee la squadra, siamo riusciti a portare avanti tanti calciatori e non esaurire nessuno, però se proprio dovessi scegliere sicuramente i due centrali sono quelli che hanno giocato più di tutti e hanno avuto poca alternanza, due centrali difensivi come Gonzalo e Basanta. Quanto è tatticamente diventato importante Gomez per questa squadra? Moltissimo, partecipa di più al gioco, la squadra si riconosce in un centravanti, come lui, come Babacar, come Girardino, insomma adesso, differenza di tempo fa, questa squadra ha bisogno di un centravanti come lui o come gli altri che abbiamo in squadra, per caratteristiche. Come sta realmente Savic, se domani potrà essere in campo? Insomma, per par condicio verso Allegri qualcosa diciamo, se no, e anche se è stato detto, credo che sia disponibile, insomma, ora incrociamo le dita, vediamo l'ultimo allenamento, ma fino a ieri ha fatto un ottimo allenamento con la squadra, rispecchiando tutti i valori di una partita, quindi è probabile che ci sia. Ed eccoci rientrati in studio, io vorrei anche il parere, insomma, del Viola Club tutto viola. Bene, ora, guarda, Presidente, faccio parlare il nostro socio Alessandro Cioppi, con molto piacere. No, ossia, qui si è parlato per me del niente, di nulla. Ossia, io la vedo così la partita di domani sera, che la Juventus si deve preoccupare di noi, no noi di lei, chi gioca, chi non gioca, gioca Tevez, Pereira. L'importante è che vadano in campo in 11, non in 12 o in 13. Poi io sono convinto, domani sera faremo un grosso risultato, a prescindere ci sia Tevez, Pereira. Non ma mi... in 12 o in 13 fa riferimento all'arbitro? No, 12 o 13 giocatori vanno in campo in 11 come noi. Ossia, se poi Andrea ha detto ma giocherà Tevez, io non voglio neanche, se c'è, è un giocatore, sì, è un giocatore importante, ma non è che la squadra juventina vada in campo con più giocatori, va in campo come noi, sono gli altri signori che si devono preoccupare di noi, perché noi abbiamo un valore aggiunto immenso che è Salah. E ce l'ha Salah la Juventus? La riflessione è corretta, andare a parlare di Salah. E allora la regia ci ha proposto il duello tra Salah e Tevez. Eccolo qua. Cosa ne pensate, Massimiliano? È un bel duello. È una partita nella partita, indubbiamente. È anche difficile dire chi sta meglio ora come ora, perché segnano tutte e due praticamente tutte le volte. Però la risposta alla domanda che faceva lui, se la Juventus c'è a Salah, no, non c'è neanche uno simile, perché Tevez ha caratteristiche diverse comunque. E quindi insomma, io me lo tengo stretto Salah. Vuoi rispondere? No, appunto, io si parlava prima di Tevez, un gioca Pirlo, non gioca Marchisio, giocano. Noi abbiamo Salah, gli altri ce l'hanno Salah? No, io non credo non ce l'abbiano. Quindi è la Juventus deve preoccuparsi di noi, non noi della Juventus. Io la vedo così. Ma niente la spaventa della Juventus, cioè, o quantomeno la preoccupa. Se la Juventus è capolista e comunque sta andando avanti, allora, in campionato e sugli altri fronti, a suo avviso per cos'è? Allora, è questo, che la Juventus ha avuto più continuità di noi, perché noi abbiamo perso delle partite, ossia a Parma è stata una cosa ignobile per me, ma vado così, e con il Torino, ma stai vincendo 2-1, ossia stai vincendo 1-0, prendi un gol all'89esimo in contropiede, 4-3, è roba da ufficio inchieste aerea. Quindi a un certo momento la Juventus, durante l'arco del campionato, si è meritato di vincere lo scudetto, perché ha avuto più in continuità. Dove gli altri pareggiano o perdano, lei vince. Empoli docet, eh? Juve Empoli, Empoli docet. Perché insomma, seguo anche l'Empoli, sì. Tra l'altro la colgo l'occasione per dirvi che Acqua Azzurro andrà in onda in via eccezionale domani sera ore 21:20. Dunque così anche per tutti gli appassionati della stagione dell'Empoli. Ha fatto una bella figura anche a Torino l'Empoli alla fine. Non Empoli c'era. Che comunque ha fatto la sua partita. Appunto, anche a Torino. A giudicare da quella partita lì non è che la Juventus sia in questa
condizioni di forma così spumeggianti. Quindi la differenza tra Juventus e Fiorentina, secondo il Viola Club Tutto Viola, sarebbe soltanto la continuità. La Juventus ha avuto più continuità, continuità che è mancata alla Fiorentina. Continuità che però adesso la Fiorentina, a parte la caduta di Roma contro la Lazio, sta dimostrando di avere, è cresciuta in questo. Sì, oddio, insomma, la classifica dice che ci sono ancora molti punti di differenza. No, certo, ci mancherebbe, però questo... guardando il 2015, certo, e l'ultimo scorcio di stagione, insomma, della stagione in corso, la Fiorentina avanti, ha avuto... Sono avanti loro uguali. Sì, però sì, la Fiorentina senza è nominarli. Siamo d'accordo, ma la Fiorentina è cresciuta a livello di continuità. Sì, però è proprio questo, se non hai la continuità non vinci il campionato. Non è che uno dice hanno avuto più continuità è per quello che vincono. Non vinci perché non hai avuto continuità, e lo stesso discorso si può ribaltare, anche noi si va in campo 11, tutto quello che valeva, e Tevez tuttora è più forte di Salah, non è che si può girare tanto intorno alle cose. Tevez è un giocatore straordinario, Salah è un grandissimo prospetto che ci lascia tutti a bocca aperta, però... Tevez è un fenomeno, è il giocatore più forte che c'è in Serie A. La Fiorentina ha un paio d'acquisti, l'anno prossimo se la va a giocare, a parte perde il portiere più forte del campionato, che va proprio lì, peraltro, ma se la gioca uguale, con un paio d'acquisti, tre. Non così. Così non ha continuità, perché non ha le riserve che hanno loro, perché non ha i titolari che però hanno loro. Però in questo, non so se siete d'accordo con me, per quanto riguarda la rosa e la possibile anche alternanza comunque di giocatori tra titolari e riserve, o quantomeno possibili riserve, credo che la Fiorentina con l'ultima campagna acquisti sia cresciuta in questo, o no? Si è avvicinata tantissimo, Erika, si è avvicinata tantissimo, ma non è ancora a quel livello. Però, tant'è che da gennaio, però la strada è quella. Certo, ma mancano 2-3 tasselli, manca una roba a centrocampo di sicuro, che Montella chiede da quando è arrivato e non sono mai riusciti a darglielo, ci hanno provato. Manca un vicepè. Sì, dai, i soliti esterni, il vice Pizarro. I soliti esterni, io Alonso con i loro terzini, loro non hanno dei terzini, noi abbiamo dei terzini, loro hanno impostato la squadra per fare la difesa a 3, poi con Allegri avrebbe voluto giocare a 4, ma non c'ha i giocatori adatti. Noi abbiamo impostato la squadra per fare 4, e allora Alonso non lo cambio mai, né con Evra, né con quell'altro che ora è infortunato. Come? No, vabbè, sceglie che c'entra. Con Padoin. Mangiare e stare a guardare. No, c'è il ragazzo. De Sceglie è fuori da tanto. Lui è riserva, Evra. No, c'è un altro ragazzo. Azamoa. Azamoa. No, è fuori da Momma, è lui titolare. Sì. E non lo cambio mai per giocare a 4 Alonso con Azamoa, ma mai nella vita. E anche Tomovic con Lichtsteiner se la gioca, anche se può sembrare una bestemmia, insomma, perché è molto più bravo nella fase difensiva. È il discorso che comunque ha fatto anche Vincenzo Montella pochi giorni fa, le scorse settimane, ad esempio ad Agonciani, e comunque l'ha ripetuto anche in altre occasioni, il fatto che per fare quel salto di qualità davvero, per obiettivi giocatori importanti, serve forse qualche altro inserimento. Forse anche un po' di mentalità manca, non lo so. Va ancora creata, no, ma tu l'acquisti piano piano. Io credo, per quanto riguarda la mentalità, c'è stata quella crescita. Mancano quel salto. Tre giocatori e manca la struttura societaria che loro purtroppo hanno nettamente più forte di noi. Non vi dimenticate, tutti dite Parma. A Parma c'era un bordello dentro lo spogliatoio della Fiorentina, perché era scoppiato il caso Neto. Pizarro che va in sala stampa e dice si gestiscono in maniera diversa le cose, cioè c'era un ribollire, è successo Montella due volte che in conferenza stampa ha detto è uscito troppo presto, certo, questo discorso doveva essere tenuto un pochino. È vero, la Fiorentina ha avuto due fasi nella stagione, dei problemi, c'era un gruppo, quello romano dentro la società e quello della proprietà, contrapposti fino a un certo punto, si sono ritrovati, si sono di nuovo ricontrapposti a gennaio, quando hanno trovato l'unità di intenti e hanno deciso di andare avanti è cambiata completamente la stagione. È voltata pagina dal mercato di gennaio. Completamente, però non per nulla è stato seguito anche di più il volere dell'allenatore nel mercato di gennaio, sono arrivati i giocatori pronti e non i soliti scherzi. Io gli feci una domanda a mister Montella, così in privato, gli feci: scusi mister, quali sono gli acquisti che lei ha voluto e quelli le hanno dato? Dice, soprassediamo, non mi dice, alcuni acquisti Andrea, lui se li è trovati lì,
capito? E nonostante quello sono diventati migliori, perché Badelli è il miglior acquisto, se l'è trovato, e viva il Dio che quel procuratore lì ce l'ha portato, perché è un acquisto che a 4 milioni ne vale il triplo, senza ombra di dubbio. Giocatore che comunque abbiamo visto crescere con Montella, perché o all'inizio non riusciva ad esprimersi totalmente, oppure davvero è cresciuto grazie comunque all'apporto di Vincenzo Montella. Io non so cosa ne pensate voi. Ma è stato bravo anche a perché adesso è un altro giocatore. Sì, soprattutto riesce a, addirittura gioca meglio quasi da mezzala che da regista. Pareva potesse fare solo il vice Pizarro, invece rende quasi meglio quando lo impiegano in quell'altra posizione. Per cui insomma, lui ha avuto delle difficoltà. Ricordo a un certo punto, mi sembra fosse fine anno, inizio gennaio, una roba del genere, che siccome abbandonò l'allenamento perché gli era venuto l'influenza, qualcuno ipotizzò anche che se ne stesse andando a casa perché l'avrebbero ceduto di sicuro a gennaio, per cui insomma ha fatto veramente una metamorfosi clamorosa. Ripeto, per me è stato molto intelligente anche tatticamente nel riuscire a dire non gioco solo lì, ma insomma anche un altro ruolo, rende bene anche da mezzala, anche chi Basante l'avrebbe detto, perché con quel passo anche Basante è stata una bella scoperta, insomma. E poi Montella ha questa abilità nel recuperare giocatori importanti. Comunque, ora noi si parla di Tevez molto, però attenzione, domani alla Juve gli manca Pirlo e Pogba, anche queste sono due, secondo me, pedine fondamentali nel loro gioco, e questo potrebbe essere un qualcosa, però non bisogna mai fidarsi di loro, perché le risorse ce l'hanno, e l'abbiamo visto. Il fatto del gap che c'è tra noi e loro si sa, purtroppo si vede anche sulla proiezione di classifica in campionato, la continuità di risultati è data anche ovviamente da una rosa, ma non tanto più ampia, però forse anche un attimino più completa, e poi ti consente in determinate partite di non rimanere indietro e di tenere sempre il passo. Però comunque il fatto che manchino due giocatori come Pogba e Pirlo, secondo me è già un qualcosa, anche se dobbiamo rinunciare ahimè a Badelli, che secondo me ora sta veramente facendo delle buone cose, a centrocampo sarebbe stato ottimo. Comunque vediamo, ce la giochiamo, e come dice Andrea andiamo lì per vincere e per fargli avere un bel brutto ricordo di Frank. Un problema. Parlavamo di continuità, la regia ci ha proposto giustamente i numeri per quanto riguarda il 2015, li lasciamo così in grafica, possiamo darci anche un'occhiata. Tornando al centrocampo, dicevi Andrea, è un punto interrogativo. Problema vero, perché se ti mancano i due giocatori più forti nel giocare da centrali, e l'altro che l'anno scorso era riuscito a venirne fuori un pochino bene, perché né Borca né Mati sono in grado di giocare centrali. Tu dici Aquilani l'altro? Certo, l'unico che può giocare da centrale è Aquilani, ma Aquilani viene fuori da un infortunio, non stava bene, l'abbiamo rivisto decentemente soltanto sabato scorso, e appunto venendo fuori da un periodo difficile dal punto di vista fisico, adesso fare due partite veramente a breve, perché quando si gioca il sabato e il giovedì c'è il tempo di recuperare, tra il sabato e il martedì il tempo è veramente stretto, la domenica le gambe ti fanno ancora tutte male, i tendini ti fanno male, il lunedì inizia a ricorricchiare per Benino, il martedì sei già in campo, è dura fare 90 con questi tempi, soprattutto se non hai una condizione già acquisita brillante. Noi si spera che abbia recuperato in queste due settimane, lo vediamo solo domani, perché l'ultima alternativa è Kurtic, che a Torino non ha fatto malissimo, riuscì a tenere fisicamente Pogba, da centrale un pochino più, perché è indisciplinato tatticamente, non è questo gran riconquistatore dei palloni che si sperava quando è stato preso. E quindi se sta bene secondo me deve giocare Aquilani, che invece l'anno scorso riuscì a trovare anche i tempi per fare il centrale. Ti è piaciuto Aquilani contro la Sampdoria? Sì, ha fatto una buona partita, anche sfiorato il gol, tra l'altro lì Viviano gli ha fatto un vero miracolo su quella palla che aveva girato in scivolata. Insomma, ovviamente come valore assoluto tra Aquilani e Kurtic non c'è paragone, però quello che dice Andrea è vero, dopo essere stato fuori così tanto, due gare a distanza di 72 ore è difficile. Perché ricordiamoci comunque lui si porta dietro da tempo questa tendinopatia, a livello del tendine d'Achille, se non erro, quindi però io insofferenza probabilmente c'è, e se gli impegni sono troppo ravvicinati potrebbe insomma riuscire, però mi sembra ci siano poche alternative, uscire ancora una volta l'infiammazione, sentire ancora il dolore, non lo so, io credo che partirà lui.
cerca anche, il miracolo Pizzarro. Anche perché alternative ce ne sono ben poche, viste le parole di Vincenzo Montella su Pizzarro, poi l'indisponibilità per squalifica di Badel, e dunque il centrocampo potrebbe essere quello, insomma la percentuale è molto alta. Andiamo a rivedere ancora una volta la formazione. Noi abbiamo schierato una difesa a 4. Sì. No, stavo pensando... O a 3, secondo te Massi? Ecco, noi abbiamo schierato una difesa a 4. La formazione credo sia voi questa. Voi cosa pensate? Proprio... Dove... Io scommetto 100 euro che gioca Tomovic. Quanto vuoi che non gioca Richards? Non gioca Richards. Sabato Richards ha fatto molto bene. Il ballottaggio c'è lì, in quella zona del campo, in quel ruolo. Sabato ha fatto bene la partita a tavola, perché in campo è stato imbarazzante. Vabbè. Cioè, se pensi che sabato abbia giocato bene Richards... A me Richards piace, non capisco perché ha giocato pochissimo, sinceramente. Perché non sa da che parte stare in un campo di calcio. È una belva, è una forza della natura. Quando c'è da saltare su una palla di testa va più in alto un metro degli altri. Quella bella scivolata che ha fatto a metà campo al 90esimo, ma facci caso, non gli appoggiano mai la palla per ripartire perché c'ha dei piedi, sono un disastro totale, sì. Non sovrappone mai sulla fascia, non ha mai sovrapposto una volta sulla fascia. Andrea, e te parli di Tomovic e parli di Richards, ossia Cenci dice male di stracci, perché Tomovic non mi dire che ha dei piedi buoni. Giusto o no? No, sbagliato. Tomovic è uno stopper che si è adattato da terzino, sì, abbastanza perché il bene. Suo ruolo è centrale, se lo vuoi fare. Aspetta, parliamo uno per volta, sì. Andrea. Gli errori purtroppo l'ha fatti da centrale di difesa, cioè a Bergamo ha sbagliato perché ha lasciato passare la palla invece che toccarla in calcio d'angolo, per quanto era nel posto giusto e ci mancherebbe altro, cioè a protezione è arrivato un attaccante, neanche un attaccante, è arrivato un centrocampista da dietro assolutamente solo, che non va bene. E quindi gli errori purtroppo l'ha fatti da difensore puro. Quando attacca c'ha una forza e una capacità tattica che Richards non ha, ma lo dimostra il fatto che Montella non lo schiera e che non verrà prolungato, perché questo è un ragazzo che va a scadenza, se fosse un valore aggiunto gli verrebbe proposto un contratto, invece probabilmente si andrà a cercare qualcun altro, perché anche Tomovic non è perfetto, però tra quelli che ci sa è sicuramente più forte e in assoluto è un ottimo giocatore. Gli errori più gravi in tutta la stagione non ha fatto solo quello di Bergamo, ne ha fatti anche altri 2 o 3, li ha fatti in fase difensiva, per quanto possa sembrare assurdo. Per la par condicio vado anche da chi è pro Richards. No, a me ha ragione, magari dal punto di vista tecnico non è eccezionale, anche tattico, è quello più grave. Però ha una forza della natura, insomma. Si fa il wrestling quando ci sa forza, no, il calcio è un'altra cosa, è in 11, non sa dove stare in un campo. Guarda, a me piace, perché sono d'accordo con te, se questo avesse cervello. Sapesse come, sì, forse ce l'ha, magari a sentirlo parlare in intervista sembra anche un ragazzo intelligente. Dove il problema è che campo, in Inghilterra, ma l'avete visto, sì, quello è vero, è un'altra cosa. Per un'ora e quando non ce n'è più s'abbozza, e infatti si sono massacrati dopo un'ora. Comunque l'Italia credo... bisogna sapere, non fa una sovrapposizione, non ha fatto una sovrapposizione nel primo tempo. Riguardiamoci a livello la partita, non si è inserito ancora bene a livello di tattica del campionato italiano per i meccanismi della Fiorentina. Dico che non sa da che parte stare in campo. Io ero stata un pochino sì, te. Massimiliano, ti avevo interrotto, scusami. No, guarda, mi è venuto in mente una cosa, adesso ci stavo pensando mentre guardavamo la grafica sul centrocampo, è un'alternativa a cui forse magari è una castroneria, però è tanto che non lo fa, perché soprattutto da quando era andato in Cina non ci ha più giocato, ma Diamanti in passato ha fatto talvolta anche in nazionale, addirittura la mezzala, e forse uno insomma, poi con il suo carisma, con le sue caratteristiche, anche per come parla con l'arbitro, insomma è uno che dentro la partita ci sta sempre, chissà che non ce lo ritroviamo in quel ruolo. Mi è venuto in mente adesso in tempo reale e l'ho detto, non so se Andrea non è mai d'accordo con me, magari stavolta. Intanto non dobbiamo essere d'accordo per contratto, quindi è un po' malo. No, io credo che, scusa Andrea, che i tre centrali siano Mati, Borca e Aquilani, per me.
Sì, così la penso, la vedo così. Sì, l'abbiamo detto. Sì, quella che abbiamo schierata praticamente. Per me, se resta diamante alla Fiorentina, il suo futuro è la mezzala. È quello lì. Resti per me chi fa il centrale, però. Certo. Cioè, è vero che levi Borca, se non è che levi Aquilani, o metti Borca centrale, perché col passo è già in questo anche periodo. Anche perché con Salah, insomma, il diamante il posto a Salah non lo può togliere. Quindi nel 3-5-2 non giocherebbe, giocherebbe soltanto nel 4-3-3, a meno che appunto non si ritagli un po' di spazio nella zona del centrocampo. Tanti ancora sono i temi per quanto riguarda la formazione, perché per quanto riguarda il centrocampo ancora c'è questo punto interrogativo. Abbiamo detto probabilmente Mati Fernandez, Aquilani e Borja Valero, ma dobbiamo parlare anche dell'attacco, perché Gomez non sta segnando tantissimo, però si sta sacrificando molto per la squadra. Ne ha parlato anche Vincenzo Montella in conferenza stampa, lo abbiamo ascoltato poco fa. Ripartiremo proprio da qui dopo la pubblicità. Restate con noi.